Buon pomeriggio. Siamo qui per parlare dell'Europa, dato che l'Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali ha avviato una scuola di partecipazione alla politica, cioè non fa politica, ma fa conoscere ciò che la politica fa per noi e come eventualmente possiamo trarne dei vantaggi. L'Europa non è molto lontana da noi, anzi dobbiamo dire sempre di più che l'Europa ci è vicina e questo è essenziale, concetto fondamentale. Per parlare di queste cose però con competenza, noi abbiamo chiamato un grande esperto che è dei nostri paesi, esattamente dell'Alpago, e si chiama Rudy Orzès. Di qualifica è sociologo, ma fa consulenza alle imprese e fa consulenza anche sociale alla gente in varie maniere. Ora, lui in questa sua ottica di lavoro ha continuamente rapporti con l'Europa. Pertanto, caro Rudy, se permetti, io ti faccio alcune domande sull'Europa. Prima di tutto, è vero proprio che l'Europa è vicina o è lontana? Sicuramente sì, è vicina a noi. Volevo dire che la mia esperienza è l'utilizzo dei fondi europei. Ecco. E ci è vicina attraverso delle strategie che esprimono i valori che ci sono in Europa e strategie anche di finanziamento. Sì, ecco, noi parleremo più precisamente di queste strategie, rimaniamo un po' sul generico prima, inquadrando il problema. Allora noi riceviamo dei soldi che saranno distribuiti con strategia, ma questi soldi da dove vengono all'Europa? Vengono dai contributi degli stati membri. Ogni Stato versa un certo contributo. Ci sono di quelli che versano di più e di quelli che versano di meno, perché sarà in base alla popolazione, no? Sarà quindi non tutti uguali. Non tutti uguali, ci sono dei criteri. Ci sono degli stati che versano più di quello che ricevono, come l'Italia, che è il quarto. Però la stessa Commissione europea dice che è fuorviante valutare gli aiuti in quest'ottica perché è stato dimostrato che un quarto della crescita dei paesi come l'Italia, che è più quello che contribuiscono di quello che ricevono, un quarto della loro ricchezza deriva proprio da investimenti sui paesi più poveri, deriva da un mercato che si è allargato. Secondo te il fatto di aiutare i paesi più poveri è esclusivamente un fatto commerciale oppure anche di umanità e di solidarietà? Sicuramente è anche un fatto di umanità e solidarietà, ma siccome in questo momento ci sono delle critiche proprio su questo aspetto, bisogna parlare anche degli aspetti economici. Economici che sono importantissimi Sì. naturalmente. Ora, secondo te, qual è il flusso di denaro che arriva, qui in Italia? Facciamo un esempio, negli ultimi 7 anni sono arrivati 35 milioni di euro e miliardi di euro. Miliardi, sì. E nei prossimi 7 anni ne arriveranno 38-40 circa. 40 miliardi di euro non sono pochi, certamente, e noi avremo anche dei benefici notevoli. Per quanto riguarda questi soldi che arrivano, dove sono indirizzati? Progetti Beh, alcuni sono proprio progetti europei a cui si può europei. concorrere, e alcuni sono progetti che si rifanno all'Europa ma sono a livello italiano, e una bella fetta sono progetti delegati alle regioni. È chiaro che l'Italia e le regioni devono co-contribuire al finanziamento per un Scusa. senso di responsabilità. Sì, bene, questa è in maniera tale che non fa un'assistenza, Sì. diciamo. Volevo dire, per quanto riguarda, hai qualche esempio di progetto europeo che l'Europa fa? Sì, anche qua a Belluno abbiamo tutta una serie di progetti che ad esempio in questo momento sono aperti dei progetti sul turismo, quindi Sul può turismo, vedere sì. sia per quanto riguarda le strutture, sia per quanto riguarda la formazione degli operatori turistici. E a Belluno sono 4 anni che c'è un grosso progetto che vale circa 500 mila euro per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di vario genere. Sì, questo è importante.
In questo novero di persone ci sono anche gli extracomunitari che arrivano? Essenzialmente no, a meno che non siano cittadini italiani. Ah, bisogna che siano Sì. cittadini italiani. Volevo chiedervi, la nostra gente, le nostre imprese, come rispondono a questi progetti sociali? Direi bene qua a Belluno, in particolare anche l'artigianato, anche le piccole e medie imprese, un po' meno le grandi imprese. Noi per esempio qui abbiamo la grande impresa dell'occhiale, assorbe qualcosa? Dall'esperienza nostra, dopo 4 anni, uno dei settori che meno accetta questi soggetti svantaggiati attraverso questi progetti è proprio il settore dell'occhialeria. Le piccole imprese sono contente di questi aiuti? Sì, sono contente, è chiaro che dentro c'è un senso civico molto forte da parte degli imprenditori. Sì, quindi viene aiutato sia l'imprenditore che colui che viene inserito, tutte e due le cose. E questo inserimento, preparare l'inserimento attraverso corsi, attraverso... Sì, c'è sia un aspetto formativo puro che prepara proprio a varie professioni. C'è un aspetto proprio di coaching in cui seguiamo le persone in maniera di aiutarle a capire il mondo del lavoro. Poi c'è un aiuto anche, intanto prendono un gettone di presenza, e poi c'è un aiuto dal punto di vista, durante l'inserimento sono seguiti anche chiaramente in partenariato con i servizi dell'ULSS, servizi della provincia e centri per l'impiego. Ecco, io credo che le linee essenziali le abbiamo dette, cioè che l'Europa aiuta l'Italia, che un certo flusso di denaro arriva anche a Belluno, che Belluno ha un progetto importante in piedi da 4 anni e che continuerà a essere oggetto di cura. Sì, ma ci sono tanti progetti, questo era proprio uno emblematico, ma ne abbiamo tanti. Ecco. Sarebbe interessante vedere anche nel dettaglio questi progetti, però quello che rimane è un'idea secondo me importante, è la seguente, cioè che la nostra gente, soprattutto le piccole imprese, sono attive in questi progetti, partecipano e non solo compartecipano, ma sono contente, ne traggono Sì, vantaggio. anche per la formazione dei lavoratori stessi, ci sono dei contributi consistenti che mentre negli anni passati erano legati più a un aspetto tecnico-professionale, negli ultimi anni va su tutte quelle competenze che sono definite soft, competenze trasversali. Ecco, Sono ritenute molto importanti alla Commissione europea. quindi obiettivamente noi possiamo dire che viene creato un ambiente nuovo di assistenza e di aiuto. D'altra parte, se dimmi se dico giusto, uno degli obiettivi dell'Unione Europea è di aiutare i poveri, i paesi poveri, perché ci sia una solidarietà sociale. Questo credo che sia importante anche all'interno dell'Italia, ti pare? Sicuramente in Italia abbiamo delle regioni che dovranno usufruire di maggior contributi proprio per livellare il livello del prodotto di questa Sì, Europa. noi naturalmente abbiamo immediatamente l'occhio sul sud, diciamo, Sì. ma forse non saranno solo quelli, ci saranno anche altri, ma insomma, Gran parte è il sud. gran parte del sud. Noi non siamo campanilisti e dire vogliamo tutto per noi, siamo fortunati e facciamo anche noi, godiamo di questo aiuto, però siamo anche contenti che in Italia ci sia una solidarietà. Io ti ringrazio tanto, Rudy, e avremo occasione, a mio modo di vedere, se tu sei d'accordo, di sentirci ancora, va Grazie, bene? grazie. Ti ringrazio e ringrazio tutti i nostri ascoltatori.